Bella ragazzi, sono Sava e sono di nuovo qui sul canale di Ultimate Team FIFA Italia per portarvi una nuova recensione. Vi porto la recensione di Gonzalo Higuain ai Man of the Match. Pagato 132k e in 14 partite mi ha realizzato 12 gol. Devo dire che questo giocatore non mi è piaciuto molto perché sono rimasto abbastanza deluso e dopo andremo ad analizzare anche il perché. Higuain Aimottim si presenta con un 87 di overall, di cui 81 di velocità, 92 tiro, 82 dribbling, 80 colpo di testa, 70 passaggi e 48 di difesa. Andiamo ad analizzare prima e poi i pro e poi andremo ad analizzare i contro. Come primo pro abbiamo la velocità, che si presenta con un 81 sulla carta e un 83 di accelerazione, che sono abbastanza buoni per un giocatore del suo ruolo. Poi come secondo pro abbiamo il tiro, che mi è piaciuto abbastanza, tra cui i long shot che si presentano sulla carta con un 91 e un 99 di potenza tiro, che unito al 98 di tiro al volo fanno di lui un giocatore ottimo da fuori area, mentre da fuori area i tiraggi non mi sono piaciuti molto perché ha un 85 di effetto e quindi non vengono abbastanza buoni i tiri, mentre dall'interno dell'area di rigore sono abbastanza buoni. Vabbè, che dall'interno dell'area di rigore è facile segnare a giro. Mentre mi sono piaciuti molti sia i passaggi che i colpi di testa, che non essendo una grandissima statistica sulla carta, secondo me sono di più, perché come vediamo da alcune clip, i colpi di testa è abbastanza buono il colpo di testa. Un ultimo pro invece è la reazione, che mi ha colpito molto, infatti era sempre pronto per metterla dentro quando i gol erano abbastanza facili. Ora invece passiamo ai contro, che ne sono anch'essi abbastanza. Come primo ho notato che il suo posizionamento, che non è ottimo, infatti anche i suoi work rates sono bruttissimi per un giocatore come per il giocatore che è. Infatti i suoi work rates sono medio medio, che per una punta non sono buoni perché non sta sempre in attacco come dovrebbe essere. Un altro contro invece è l'agilità, che nemmeno mi è piaciuta molto, perché un giocatore con un 82 di dribbling dovrebbe essere abbastanza agile, ma non lo è. Poi l'equilibrio, stessa cosa, non mi ha convinto molto perché perdeva spesso palla e con una spallata veniva buttato a terra anche da un giocatore che aveva poco di fisico, e quindi questo non mi ha convinto molto. Mentre come ultimo contro abbiamo le 3 stelle di mossabilità, che non gli permettono di fare grandissime skill, e quindi non è un giocatore ideale per chi come me usa il gioco veloce con molte skill. Beh, che dire di questo giocatore? Non è ciò che mi aspettavo, ma comunque è un buon giocatore che, affiancato ad un giocatore buggato come può essere un Ibarbo, fa abbastanza bene il suo lavoro. Quindi il mio voto per lui è un 8. Vi consiglio di usarlo se lo prendete con lo stile intese cacciatore, che vi aumenta di 3 il tiro e di 3 la velocità. Vi ricordo inoltre di passare dal nostro gruppo Facebook, che ci sarà il link in descrizione, e anche dalla fanpage, che al raggiungimento dei 3000 mi piace ci sarà un contest sempre sulla pagina. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e a commentare. Magari se lo provate fatemi sapere pure voi cosa ne pensate di questo giocatore. E ci sentiamo al prossimo video. Bella!